chiesto di scrivere una lettera per mio padre. In realtà io amo molto scrivere, molte volte lo faccio e magari penso a lui, però questo è un po' per dirvi quello che, cioè, che cosa vuol dire essere stata sua figlia, aver avuto la fortuna di essere stata sua figlia. E quando sei un vigile del fuoco non lo diventi solo indossando la divisa all'inizio turno o indossando il casco davanti al fuoco. Sei un vigile del fuoco sempre, quando ti svegli tua figlia la mattina o quando hai un appuntamento. Meglio 15 minuti in anticipo, ma mai un minuto in ritardo. Rigore, rispetto, passione, ma soprattutto umiltà. Ammettere di sbagliare e poi correggere il tiro. Ho avuto la fortuna di passare 27 anni insieme a lui, anche se sono stati troppo pochi, per potervi raccontare tutto. Ha dato la sua vita ad entrambe le sue famiglie, a quella a casa e a quella in caserma. Ammetto che forse ogni tanto si sono mescolate, però vi assicuro che le sveglie al mattino parevano quelle di una caserma quando mi tiravo giù dal letto. Per non parlare delle luci sull'albero di Natale, assenti, mai viste e mai possibili in un futuro, e anche la valvola del gas sempre chiusa, lì c'è chiusa la valvola del gas prima di uscire. Sembrano delle banalità, ma in realtà ormai non possiamo fare a meno di queste abitudini. Non ho avuto occasione di vedere mio papà sul lavoro, a differenza di tanti bambini affascinati da un camion, perché a me non piaceva. Quelle luci, la sirena, io non mi sono mai interessate. Ma ho vissuto mio papà fuori ed era ciò che desideravo e che in realtà vorrei che fosse ancora qui, con ogni sua sfaccettatura. Non mi piace parlare di pregi o difetti, ma solo di punti di vista. E posso dirvi che lui era altruista, sempre pronto ad aiutare gli altri e a risolvere qualsiasi cosa. Era rispettoso, preciso e soprattutto per una sovversiva come me, a volte un po' rompiscatole. Resta ancora al secondo posto nella lista dei miei numeri preferiti sul telefono, anche se so che in realtà non mi potrà mai più rispondere. E questo solo per dire che ci manca e che sarebbe fiero di tutto quello che è rimasto qui, tranne della mia macchina, perché se la vedesse si metterebbe le mani ai capelli che non ha. E niente, vi ringrazio per questa serata.